Buongiorno, oggi voglio mostrarvi come si lavora il punto ai ferri chiamato falsa costa, in inglese mock rib. In pratica è una costa che, anche se si presenta alla fine molto elastica, ma rimane diciamo aperta. Di solito la costa normale a 1 a 1 o 2 a 2 che si voglia, porta a un restringimento del lavoro. Invece questa è una costa che rimane aperta, larga, come potete vedere da questa fascia che ho fatto ultimamente. Questo è lo stesso punto. Ripeto, è utilissimo, molto decorativo e al contempo è elastico a sufficienza da poterla utilizzare per fare di questi lavori. Oltretutto è molto carino da vedersi ed è bello sia dal dritto che dal rovescio, dove avremo questo punto, diciamo, rialzato a rilievo. Bene, passiamo alla lavorazione. Dovete montare sempre maglie di numeri dispari. Si inizia con un primo giro tutto a rovescio. Io utilizzo il metodo classico perché non sono ancora riuscita ad imparare il rovescio del metodo continentale. Un giorno forse ci riuscirò. Ad ogni modo, una volta fatto il primo ferro al rovescio, lo voltiamo, ma questo dovrà essere considerato il ferro, il rovescio del lavoro. Quindi, andando sul davanti, iniziamo a lavorare come se facessimo in pratica una costa 1 a 1, quindi un dritto e un rovescio da ripetere fino alla fine del ferro. Ecco qua, siamo quasi arrivati, quindi questo è il nostro ferro a dritto. Un dritto, un rovescio, un dritto, un rovescio, un dritto, un rovescio. Voltiamo. Ah, ricordatevi che il punto deve sempre terminare con una maglia dritta. Torniamo sul retro e lavoriamo di nuovo tutto a rovescio. Come potete vedere, è un punto semplicissimo da lavorare, in quanto i ferri da ripetere sono sempre gli stessi. Ed il punto è molto carino da utilizzare per tutte le creazioni che desiderate. Bene, io intanto continuo e poi vi mostrerò il campioncino terminato.
Bene, questo è il nostro campioncino, vedete che le coste in pratica si presentano in questa maniera, vale a dire una parte, una colonnina tutta al dritto, la colonnina centrale invece che dovrebbe essere lavorata tutta al rovescio, è lavorata come se fosse un punto legaccio e questo rende il punto, diciamo, meno chiuso, rimane aperto così. E, logicamente, in base alla dimensione della lana e dei ferri che si utilizzano, abbiamo dei diversi aspetti. Questo è fatto, diciamo, con una lana media, ferro 6. Questo è un 4. Un ferro 4 con una lana più sottile, carino il retro, vero? Sembra quasi un punto riso, però la dimensione di filo con cui preferisco lavorarlo è quello grande, proprio enorme, perché la lavorazione si vede molto molto meglio. Ecco qua. Come al solito vi ho presentato una lavorazione molto semplice da fare ai ferri. Ah, un'ultima cosa. Nel momento in cui desiderate lavorare, ecco, tipo questa fascia con i ferri circolari, quindi la lavorazione in tondo, ricordatevi che dovendo lavorare sempre il capo dalla parte del dritto, un ferro farete una maglia dritta, una rovescio. Quando riprendete il giro, il nuovo giro, lavorerete tutte le maglie al dritto. Ok? Va bene. Anche per oggi è tutto e alla prossima. Tanti saluti da Lilla.